L'austera liturgia del Venerdì Santo, questo è il momento tradizionalmente dedicato al gesto più commovente e più umano nello stesso tempo che il bacio della croce. I ministri dell'altare l'hanno già fatto, tra qualche istante sarete chiamati anche voi a baciare Gesù crocifisso. Ora è avvenuto lo scoprimento della croce. È avvenuto in una chiesa tutta velata, tutta coperta delle immagini, delle croci, dalla prima domenica di Passione alla domenica prima delle Pasqua. Quante persone in questi giorni entravano in chiesa venendo da fuori? Dicevano, ma cos'è? Non ricordano più questo gesto così cristiano, così pieno di fede. La Chiesa ha velato tutte le immagini, lo fa da tanti secoli, perché di fronte al dolore ci si copre la faccia, perché tu hai voluto morire. È un grande mistero. Perdonatemi se vi prendo qualche istante, ma è un grande mistero. Dio per salvarci deve morire. Vuole morire. Vuole morire dopo essere stato umiliato, calunniato, disprezzato, deriso. E nel Getsemani, perché si compisse pienamente il dolore per la nostra salvezza, ha accettato anche la notte del silenzio di Dio Padre. Ha trasudato sangue, Padre, se possibile, passi dalla nostra calce, ma se è fatta la tua, non la mia. Come rischioso dimenticare questo. Come rischioso dimenticare il Venerdì Santo. Ma fratelli, lo sappiamo bene, nel dolore di Cristo che soffre per la nostra salvezza, per amore nostro, dilexit me, dice San Paolo, mi ha amato e ha dato se stesso per me. Noi dovremmo imparare a dire amato tutti gli uomini, va bene? Ma c'è
commoventi è dentro questo mistero, dolcissimo e terribile, del dolore di Cristo, della morte di Cristo. C'è il mistero del dolore della nostra vita, della vita di ogni uomo. Anche qui non bisogna scappare. Perché rifiutare il dolore nostro vorrebbe dire rifiutare il dolore di Cristo, è la stessa cosa. E ma il dolore non è più una maledizione, lo è a causa del peccato originale, la condanna, il dolore a morte. Cosa ha fatto il nostro Signore? Salendo al Calvario, morendo da lui, ha trasformato il dolore alla morte da condanna a passaggio della salvezza. Per perdonarmi in questo termine, a medicina adesso. A una condizione però, che sia unito al dolore di Cristo. Allora, venendo a passare il crocifisso, per mandare questa grazia per voi, di saper unire le piccole grandi croci, ma quando hai una croce è sempre grande, perché quando è piccola è grande di grande. Le piccole grandi croci, domandate la grazia di poterlo dire la croce di Gesù. Allora sì che il vostro bacio ha senso. Allora sì che iniziamo a capire il segreto della vita cristiana, della vita di Cristo. La grande tentazione per i cristiani di oggi è rifiutare il dolore. Certo, noi vogliamo la vita, siamo qui per questo. Da Cristo crocifisso viene a noi la vita, ma la vita passa attraverso il cadavere, attraverso la sofferenza. Accettata per amore della morte. Non cercarla, accettarla. Quanti hanno perso la strada della grazia? Quanti hanno perso la strada del Signore? Oggi è da dire, ma Signore, perché? Perché questo calvario deve continuare? E allora bisogna guardare il crocifisso. Bisogna guardare il crocifisso perché chi si scandalizza del calvario della Chiesa, si scandalizza anche del calvario.